Mi avete commosso con questo video drammaticamente, per cui c'ho quest'animo un po' ancora, no? Un po' come tutti noi. Voglio partire sinceramente dai ringraziamenti. Voglio partire dai ringraziamenti a voi per quest'altra grande e bella emozione che ci regalate in questo percorso iniziato ormai quasi un anno fa. Voglio ringraziare quelli che hanno reso questo percorso possibile, ma anche chi ha organizzato la manifestazione, chi ha macinato chilometri per essere qui con noi oggi, e voglio ringraziare sinceramente quelli che hanno scelto di aderire a Officina per l'Italia, che hanno lavorato in queste settimane con noi per aver risposto a quell'appello che avevamo lanciato ad Atreju a non rimanere a guardare mentre tutto quello in cui credevamo, mentre tutto quello per cui avevamo in qualche maniera lottato sembrava perdersi. L'appello a ricostruire tutto, cambiando tutto, con gli uomini e le donne di buona volontà che vogliono farlo senza personalismi, senza tatticismi, senza rendite di posizione. Vedete, io ho guardato come voi le tante persone che si sono susseguite questa mattina su questo palco e ce ne sarebbero state tante altre che avevano diritto di intervenire e mi scuso con loro, ma i tempi a nostra disposizione purtroppo non erano infiniti. Qui fra un po' arriva Rugantino e noi stiamo ancora seduti in platea. E anche visivamente sono persone molto diverse tra loro, no? Gli alti, quelli bassi, un po' grossi, magri, pelati, tantissimi, gente con i capelli, storie diverse, identità diverse. Mi hanno ricordato, non me ne vogliano, perché mi è venuto in mente proprio mentre stavo seduta qui, perché sembra che io nella mia vita abbia letto solamente un libro, che è Il Signore e gli Anelli, che cito sempre, però mi hanno ricordato la Compagnia dell'Anello. Mi hanno ricordato quella metafora straordinaria tolkieniana, la straordinaria metafora tolkieniana di persone e di identità molto diverse tra loro, di specificità molto diverse tra loro, ciascuna delle quali mette a disposizione del tutto quella ricchezza e quella specificità e di quella comunità che si incammina per fare esattamente quello che vorremmo fare noi, difendere il diritto dei popoli contro la tecnocrazia. Quella era quella metafora e quella metafora noi incrociamo oggi. Allora, volevamo fare esattamente questo, perché vedete, noi di Fratelli d'Italia siamo fieri del percorso che abbiamo fatto fin qui, siamo fieri, l'ho detto, lo ripeto, di aver preferito qualche mese fa la temeraria ricerca della libertà alla rassicurante certezza del posto che di solito convince molto di più. Abbiamo in queste ore la consapevolezza che non ci eravamo sbagliati, la drammatica attualità di queste ore dimostra che avevamo ragione. Anche se non ci fa sentire meglio il fatto di poterlo dire. Non puoi pensare di radicare una visione del mondo della società se non disponi di un partito che funzioni come strumento sano per raggiungere quell'obiettivo, altrimenti esplode tutto, esattamente come è successo nel Popolo della Libertà. Allora noi siamo fieri delle scelte che abbiamo fatto fin qui, ma sappiamo che non bastano. Sapevamo che non bastava solamente il percorso di Fratelli d'Italia. Allora abbiamo dato vita a Officina per l'Italia per realizzare un nuovo centrodestra capace di radicarsi nelle scuole, nelle strade, nelle imprese, nell'immaginario complessivo di questa nazione. Non uno strumento per delle carriere, ma una casa per i tanti che pensano di non avere più una casa. E il simbolo oggi è un simbolo importante, perché mentre tutti gli altri si dividono, noi lavoriamo per unire attorno a una grande avventura politica. E lo facciamo partendo non dalle sigle, dai simboli, dagli organigrammi, lo facciamo partendo dalle idee, che sembra sia una cosa che non interessa più a nessuno. Partendo dalle parole di riferimento, partendo da un manifesto politico e culturale, l'abbiamo chiamato Idee per un popolo sovrano. E certo, è un nome ambizioso, ma lo siamo anche noi. Abbiamo preso la libertà che ci lega, cioè le idee, i valori di riferimento, e ci abbiamo aggiunto 10, 100, 1000 proposte per rifare l'Italia. Perché, differentemente da altri, non ci accontentiamo di rifare un partito, per quanto dignitoso quel partito possa essere stato 20 anni fa. Noi siamo così incoscienti da
da avere sogni più grandi della riesumazione, sic et simpliciter, di Forza Italia o di Alleanza Nazionale. Abbiamo sogni più grandi, perché vedete, l'unico modo che noi abbiamo di onorare la nostra storia è renderla credibile in questo tempo, non scimmiottare un tempo che non c'è più. Io sono una persona orgogliosamente di destra, lo sono sempre stata. Le persone che hanno lavorato con me in questi mesi e che non vengono dalla mia stessa storia lo stanno, mi apprezzano per questa schiettezza. Sono una persona orgogliosamente di destra e Dio sa quanta parte delle nostre scelte in questi mesi sia dovuta anche all'aspirazione di dare un futuro alla destra italiana e di ricomporre una comunità che rischia di scomparire. Dio sa. E noi non lasceremo, voglio dirlo, guardate chiarissimo, noi non lasceremo Alleanza Nazionale senza eredità, purché ci si metta d'accordo su che cos'è l'eredità. Perché eredità da che mondo è mondo è prendere un patrimonio, portarlo con sé e trasferirlo di generazione in generazione. Mai visto nessuno che consegna un'eredità a se stesso. Allora vedete, io vedo qui tanta parte di quella che mi è capitato di chiamare la generazione Atreju. Vedo qui quelli che sono stati i capi del movimento giovanile di Alleanza Nazionale, molti sono saliti sul palco, c'era Carlo Fidanza, c'era Giovanni Donzelli, anzi mi piacerebbe che salissero un attimo sul palco tutti quelli che hanno fatto parte della dirigenza giovanile di quello che era il movimento giovanile d'Alleanza Nazionale. Io vorrei che li guardaste un attimo, perché sono soprattutto loro gli eredi di quella storia e di quella identità. Sono quelli che non hanno avuto responsabilità, sono quelli che hanno semmai subito le scelte di altri e che hanno continuato a rimboccarsi le maniche e lavorare perché quella storia potesse avere un futuro e oggi sognano di prendere quel patrimonio e non di rianimare la Seconda Repubblica, ma di poter entrare con quel patrimonio della Terza Repubblica insieme a Ignazio, a Gianni, a Guido Crosetto, a Luciano, a tutti gli altri che avete visto. Noi vogliamo entrare nella Terza Repubblica. Non vogliamo limitarci a rianimare la Seconda. E voglio dire che quei ragazzi, quella generazione, è tutta qui. Ne mancano pochi e quelli che non ci sono arriveranno. Allora, voglio dire questo e poi li caccio. Anche perché si sta svuotando la porta. Voglio dire questo alle tante persone che insomma in queste settimane hanno parlato dell'eredità, della destra, del futuro Alleanza Nazionale. Aiutateci a fare questo cammino. Credete con noi in questo lavoro. Lasciate che Alleanza Nazionale riviva proiettandosi in avanti, insieme e al fianco di questi ragazzi, non sopra, con i simboli del suo tempo, senza nostalgie, senza tatticismi. Perché vedete, a noi non sfugge quella lezione che era addirittura del primo segretario del Movimento Sociale Italiano, che diceva non rinnegare, non restaurare. E vedete, forse sarebbe più facile anche per noi. Forse sarebbe... Mazza quanti siete, oh, ma non mica eravate così tanti nel Movimento. Qualcuno si è imbucato, perché alcuni non c'erano. E forse sarebbe più facile anche per noi ripescare il vecchio simbolo e saltarci tutta la fatica anche economica di far conoscere un movimento nuovo, ma noi non vogliamo più accontentarci delle scorciatoie. Noi non vogliamo più fare l'errore di rincorrere il consenso effimero di una stagione. Noi vogliamo costruire con tenacia, con pazienza, un contenitore solido di emozioni, una cosa vera che sopravviva alle generazioni e non semplicemente alle tornate elettorali, che presti attenzione alla credibilità delle persone e delle proposte più che ai numeri dei sondaggi taroccati. Allora sapete che cosa faremo? Noi prenderemo la storia della destra italiana, prenderemo le tante altre tradizioni straordinarie, Luciano,
che ci hanno accompagnato e che sembrano non avere più diritto di cittadinanza in questo nuovo centrodestra imploso, e ne difenderemo le idee. Noi saremo prima di tutto, lo diceva bene Gianni prima di me, saremo prima di tutto il partito della nazione, degli italiani non come individui, ma come popolo, inteso nella sua dimensione solidale e comunitaria, perché la nazione è soprattutto una grande solidarietà, ma a questa nazione è mancata soprattutto la solidarietà, la consapevolezza che noi non siamo niente se non siamo ciascuno legato all'altro, la consapevolezza che le scelte di ciascuno ricadono anche sull'altro, la consapevolezza che siamo tutti tasselli dello stesso puzzle e se manca qualche tassello semplicemente non si vede più il disegno. L'Italia è l'unica nazione al mondo ad aver stabilito per legge di togliere ai propri figli per dare più del dovuto ai propri padri. Così noi abbiamo avuto, chi ha visto l'articolo 18, le pensioni a 45 anni, le marchette elettorali, i posti nel pubblico impiego, e chi conosce solamente la precarietà, le pensioni da fame che non arriveranno mai e 2.000 miliardi di debito pubblico accumulati da qualcun altro da dover abbattere. E voglio dire ancora una volta con estrema chiarezza che la colpa di questo sta soprattutto nella generazione, anzi, sta soprattutto nella mentalità dei sessantottini. E se noi vogliamo ricostruire in Italia, ci dobbiamo liberare dei rimasugli del 68, delle sue facce, della sua mentalità, delle sue regole. Basta con gli scatti automatici di anzianità, li vogliamo sulla base del merito, basta con i concorsi truccati, basta con le pensioni d'oro, basta con i gran commis di Stato che vanno in pensione ma continuano a lavorare nel pubblico finendo per cumulare centinaia di migliaia di euro tra redditi e pensioni. Se vai in pensione ci rimani e lasci il posto per qualcun altro. Basta con quella Italia che fa finta di non vedere di aver trasformato i suoi giovani in schiavi o a cattoni. Chi ha avuto troppo deve ridare qualcosa indietro e a chi non ha avuto niente si deve dare una possibilità. E per riscoprire la solidarietà noi abbiamo un disperato bisogno di valorizzare il nostro senso d'appartenenza, la nostra storia, la nostra memoria. Con Ignazio, che ringrazio non solamente per questo, ovviamente, ci battemmo tanto perché si potesse celebrare in Italia il 17 marzo, cioè il giorno dell'unità nazionale, come festa nazionale. Ci battemmo tanto perché noi siamo quella curiosa nazione che dice che costa troppo celebrare le ragioni che la tengono insieme. Siamo l'unica nazione al mondo che preferisce celebrare i momenti che ci hanno diviso dai momenti che ci hanno unito. Allora sapete cosa? Costa troppo? Se costa troppo, vorrà dire che ragioneremo di abolire qualche altra ricorrenza per poter celebrare il 17 di marzo. Perché se non ti conosci, non puoi amarti. Se non ti celebri, se non celebri quello che ti tiene insieme, non puoi insegnare ai tuoi figli a essere disponibili al sacrificio. Identità è una parola chiave del manifesto che noi abbiamo redatto e voglio ringraziare davvero tutti. Da ultimo Renato Besana, che lo ha riarmonizzato in pochissime ore, ma tutte le persone che ci hanno lavorato. L'identità è il nostro collante, ma è anche la sfida più grande che noi abbiamo di fronte alla globalizzazione. Perché la globalizzazione può parlare italiano, purché noi si abbia il coraggio di ricordarci che quello che ci rende unici nel mondo è il nostro patrimonio di tradizioni, di paesaggi, di beni culturali. Perché non riusciamo a valorizzarlo? E perché consentiamo a casa nostra, in un distretto manifatturiero come quello di Prato, che chiudano migliaia di aziende di italiani, mentre aprono migliaia di aziende di cinesi, non perché sono migliori, ma banalmente perché i cinesi se ne fregano delle regole, se ne fregano dei diritti dei lavoratori, se ne fregano delle norme del commercio, se ne fregano del fisco che evadono, si stima, per 1 miliardo di euro l'anno. Allora quanto tempo dovrà passare e quanti italiani onesti dovremo vedere massacrati dalla sleale concorrenza cinese prima di spiegare come farebbe qualunque nazione decente al mondo a questi signori che o rispettano le nostre regole o li rispediamo a casa loro più veloce della luce? Quanto tempo deve passare? Guarda,
parlare del tema dell'immigrazione, è un tema importante. Il tema dell'immigrazione è un tema centrale che va affrontato senza intolleranza, ma anche senza peloso buonismo. Noi difenderemo, proteggeremo i diritti degli italiani, valorizzeremo le nostre radici cristiane, perché difendiamo la libertà religiosa di tutti, ma anche la nostra. E l'immigrazione non è un problema italiano. L'immigrazione è un problema europeo di fronte al quale l'Europa ci ha lasciato da soli. E guardate, stamattina è stato insomma oggetto di molta parte degli interventi, però anche io voglio essere abbastanza chiara sul tema del nostro rapporto con l'Europa, perché vedete, io sono stanca di vedere l'Italia paragonata alla Grecia e al Portogallo. L'Italia non è la Grecia e non è il Portogallo. L'Italia ha un prodotto interno lordo che è 10 volte quello del Portogallo e 8 volte quello della Grecia. La Grecia e il Portogallo sono due nazioni che chiedono aiuto all'Unione Europea e che in cambio di quell'aiuto sono costrette a scendere a compromessi. Ma la situazione dell'Italia è ben diversa, perché l'Italia non solo non chiede aiuti, ma è il primo contribuente d'Europa in rapporto al prodotto interno lordo. Nei prossimi 5 anni noi sborseremo 125 miliardi di euro per un fondo salva stati al quale, per intenderci, non potremo accedere mai. Per assurdo, se noi uscissimo all'Unione Europea, ogni anno risparmieremo una cosa come 30 miliardi di euro, che sono due leggi finanziarie. Allora, voi pensate che di fronte a questi numeri noi possiamo restare a guardare mentre ci chiamano i maiali d'Europa? Perché a me pare che noi non siamo maiali d'Europa, a me pare che siamo più delle galline dalle uova d'oro. E l'unico problema vero che ha avuto l'Italia è che con la scusa della crisi economica sono stati messi in piedi dei governi che invece di fare gli interessi del popolo italiano difendevano gli interessi delle consorterie europee, governanti che sono andati a scodinzolare in Europa invece di sbattere i pugni sul tavolo per chiedere la revisione dei trattati. E guardate, mi ha fatto sinceramente tristezza la battuta di Enrico Letta, che si vantava del fatto che i propri colleghi ritengono che lui abbia tirato fuori le balls of steel, gli attributi di acciaio. Ed è vero. Il problema è che noi speravamo che tirasse fuori le balls of steel con l'Europa per far valere i diritti degli italiani, e invece lui ha tirato fuori le balls of steel contro gli italiani e la povera gente per fare gli interessi e rispondere ai diktat delle consorterie europee, della Merkel e dei suoi amici di Bilderberg. Questo ha fatto. Allora, se l'Europa si comporta così, banalmente in Italia serve un movimento che difenda la sovranità. Un partito non contrario all'idea d'Europa, anche su questo è stato chiaro Carlo, voglio essere chiaro anch'io. Noi abbiamo sognato l'Europa prima degli altri. Abbiamo ballato sulle macerie del muro di Berlino. Abbiamo sofferto con i ragazzi di Budapest e con Jan Palach a Praga e con i nostri ingegneri che scavavano tunnel sotto al muro di Berlino. Abbiamo pianto il 9 novembre del 1989 perché quell'Europa era il nostro sogno di libertà, ma non è l'Europa che abbiamo di fronte. Allora serve un movimento che dica che non siamo contrari all'idea d'Europa, ma che siamo contrari a questa Europa. Un movimento eurocritico che abbia il coraggio di dire che non staremo nell'euro a costo di massacrare l'Italia. Che abbia il coraggio per stabilire nuove condizioni anche, diciamo, con un approccio che potremmo chiamare politicamente scorretto, insomma non ci ha mai spaventato dire le cose in controtendenza. E serve un movimento politico che dica che l'Italia ha un disperato bisogno di risvegliare il gigante per tirarci fuori dalla palude. Il gigante in questo caso non è Guido Crosetto, ma è la crescita economica. La ricetta di Monti ha fallito, la ricetta del Monti dei poveri, Enrico Letta, ancora peggio. Noi vorremmo un governo che facesse la cosa più banale del mondo, che la smettesse di far pagare sempre gli stessi e di non far pagare mai i suoi amici influenti. Perché vedete, voglio chiedere al PD, ma anche a FI e anche al NCD, al nuovo centrodestra,
Come pensate che la gente possa avere fiducia quando mettete 12 euro in busta paga ai lavoratori nella legge di stabilità e nella stessa legge fate uno sconto fiscale alle banche che vale 17 miliardi di euro? Come pensate che la gente possa avere fiducia se condonate miliardi di evasione agli istituti di credito e poi rincorrete con una cartella esattoriale da 150.000 euro una Onlus che ha la colpa di aver evaso un centesimo di euro? Pensate che la gente non si renda conto dell'ingiustizia di un tasso di usura fissato dalle banche intorno al 20%, quando le banche italiane, grazie al governo italiano, prendono soldi dalla BCE a un tasso di interesse dell'1%. Non è usura aumentare gli interessi che si chiedono alla povera gente di 20 volte tanto? Non è usura, no? Che cos'è, beneficenza? Come pensate che la gente possa non capirlo? E come pensa di essere credibile anche il Presidente del Consiglio, che chiede alle società delle slot machine 500 milioni di euro a fronte dei 98 miliardi iniziali di evasione contestata e poi si scopre che quelle stesse società finanziavano le sue campagne elettorali? Vergogna! Vergogna! E spero che Enrico Letta voglia prendere quei soldi che ha preso dalle società delle slot machine per le campagne elettorali e devolverle in beneficenza alle associazioni che si battono contro la dipendenza da gioco e chiedere scusa alle famiglie vittime di questo dramma. E guardate, il tema della credibilità è un tema che si potrebbe sviluppare a tutti i livelli, insomma. Prima Ignazio citava la vicenda dei due Marò e non ci torno, guardate, per carità di patria, ma penso che anche qui una nazione seria, credibile, una nazione con il minimo di orgoglio di se stessa, si sarebbe presentata al cospetto degli organismi sovranazionali e avrebbe posto il problema del fatto che se due militari italiani non sono così importanti per la comunità internazionale, allora probabilmente i militari italiani non sono importanti in generale per le missioni di pace che noi teniamo in piedi in tutto il mondo. E essere il partito della nazione significa anche avere il coraggio, essere il partito della nazione significa anche avere il coraggio di chiedere alla Unione Europea, che si guarda bene a risponderci perché lo abbiamo già fatto, di chi sia la proprietà dell'euro. Perché secondo noi è dei popoli e non delle banche. E se è dei popoli, non puoi prestare qualcosa a strozzo al suo proprietario. Chiediamo, l'abbiamo detto tante volte, vogliamo la nazionalizzazione della Banca d'Italia, la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari, vogliamo la liberazione delle risorse per l'economia reale. Vogliamo ripristinare il principio di responsabilità nella politica, nel pubblico impiego, nella magistratura, in ogni ambito della società. Vogliamo insegnare il valore della legalità ai nostri figli. Abbiamo visto scorrere tra le tante immagini quel video straordinario, ringrazio chi l'ha fatto, anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e se c'è una cosa che Paolo Borsellino ci ha insegnato è che la lotta alla mafia è una questione culturale. Ringrazio anche Valeria Grasso, perché sono fiera che sia qui con noi, che la lotta alla mafia è una questione prima di tutto culturale. Quando la mafia le negherà il consenso, quando la gioventù, chiedo scusa, le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Vogliamo insegnare la legalità ai nostri ragazzi, perché la legalità per noi è il punto di partenza di ogni agire, una sfida che bisogna vincere soprattutto con se stessi. E guardate, questo è sì un tema culturale, ma è anche un tema economico, perché la corruzione in Italia costa 60 miliardi di euro l'anno. Significa che ogni singolo italiano, bambini compresi, regala ogni anno ai ladri almeno 1.000 euro. E rubare nella gestione della cosa pubblica è ancora più vergognoso, perché vuol dire rubare anche il futuro dei propri figli. Motivo per cui noi su questo continuiamo a voler essere assolutamente inflessibili, a partire dalla politica. Continuiamo a chiedere che chi viene condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro l'amministrazione sia incandidabile a vita. Vogliamo che la politica possa dare il buon esempio. Vogliamo combattere la burocrazia, perché è vero, mi pare lo dicesse Luciano prima di me, è vero che la corruzione si annida soprattutto nella burocrazia.
E allora la logica dei costi standard, della centrale unica degli acquisti, una siringa deve costare la stessa identica somma a Torino e a Reggio Calabria. Perché l'unico modo che noi abbiamo per combattere la corruzione, combattere le clientele e tagliare gli oltre 830 miliardi di spesa pubblica senza dover bastonare le pensioni del ceto medio, come questo governo fa perché non vuole colpire le pensioni d'oro, ma questa è altra questione, mi sono ripromessa che non ne parlo più per qualche settimana perché ormai sembra un disco rotto. E guardate, ci sarebbero tante altre questioni, ma davvero il tempo è tiranno, non voglio dilungarmi troppo. Il punto è, quello che io ho detto fin qui, e tante altre cose che voi troverete in questo documento che spero abbiate letto o che leggerete, quello che ho detto fin qui è di destra, è di centrodestra, è di centro, che cos'è? Bello perché ognuno ha dato la risposta sua, ed è così. A noi non interessano le etichette, perché vedete, le etichette dividono, mentre le idee possono unire. Noi non vogliamo guardare alle etichette, vogliamo guardare alle proposte. E l'appello che lanciamo, lo lanciamo a tutti quelli che vogliono guardare avanti, in un tempo nel quale sembra che tutti vogliano tornare indietro. Quelli che rifanno Forza Italia, quelli che non vanno con Forza Italia perché vogliono tornare allo spirito del 94, quelli che vorrebbero rifare Alleanza Nazionale, tutti vogliono fare qualcosa che è passato, senza saperlo proiettare in avanti, senza sapere o voler forse guardare avanti. Non così noi. Noi vogliamo costruire qualcosa di completamente nuovo. Anche perché, vedete, io non penso, l'ho detto all'inizio e lo ripeto, non penso che questa Seconda Repubblica meriti di essere rianimata. Io penso che meriti di essere archiviata. Perché tutto quello che noi abbiamo visto, compreso Grillo, compresa l'intelligenza illuminata che si è messa a tentare di abbattere la sovranità popolare per lasciare il campo libero ai tecnocrati, ai burattini, tutto questo appartiene alla Seconda Repubblica. Allora, che cosa vogliamo fare noi? Noi vorremmo lanciarci in avanti e dare vita al primo partito della Terza Repubblica. Vorremmo rompere con tutto quello che non ha funzionato fin qui e che forse per primi abbiamo in alcuni casi denunciato. Vogliamo un movimento che si possa sostenere a testa alta, fatto di uomini e donne liberi, che non stiano né sul libro paga della Merkel né su quello di Berlusconi. Perché vedete, diceva bene Leo Longanesi, non è la libertà che manca, mancano gli uomini liberi. Ecco, noi vorremmo un movimento capace di fondarsi su uomini liberi. Abbiamo dimostrato mesi fa quanto eravamo liberi, quando abbiamo in qualche maniera deciso di rischiare tutto, e quando abbiamo deciso di non essere più né falchi, colombe, falchetti, ma neanche bisce. E se allora ci si fosse dato retta, probabilmente non saremmo così. Se allora Berlusconi avesse scelto di confermare la scelta lungimirante di passare il testimone a un'altra generazione, se si fossero celebrate le famose primarie che oggi tutti reclamano nel centrodestra, se Alfano avesse tenuto il punto allora, quando c'era da difendere il futuro del centrodestra e non la poltrona da vice premier, noi oggi staremmo completamente da un'altra parte. E invece oggi quello che era il PDL ci presenta due grandi novità. Berlusconi che scende in campo con Forza Italia, un po' come se Maradona decidesse di giocare i prossimi mondiali di calcio da capitano dell'Argentina, da una parte, e dall'altra Alfano che vorrebbe direttamente riesumare il pentapartito e superare quel bipolarismo che è stato forse l'unica vera grande conquista di questi anni. Poi ci siamo noi, che offriamo, tra due scelte evidentemente tattiche, una scelta giusta, che offriamo una terza via, che offriamo una alternativa. In questo primo partito della Terza Repubblica noi vorremmo sancire dei principi. Uno di questi principi è che diciamo basta una volta per tutte ai nominati, ai cooptati, alle corti, ai cerchi magici e a tutti questi metodi che hanno devastato la credibilità della politica, hanno fatto più danni delle sette piaghe d'Egitto. Ed è il motivo per il quale voglio lanciare qui oggi la celebrazione del primo congresso nazionale
celebrato col metodo delle primarie della storia del centrodestra, che noi vorremmo fare il prossimo 26 di gennaio, il giorno in cui ricorre l'anniversario della nascita di Alleanza Nazionale. Chiaramente ci saranno tanti altri appuntamenti intermedi per definire questo percorso politico, ma il nostro primo obiettivo è quello. Tutti saranno scelti dalla base. Niente più gente che vanta rendite di posizione, niente più persone che pensano, anche se non hanno consenso, di dover contare qualcosa. Noi facciamo le nostre battaglie da sempre, lo sapete, anche in tema di legge elettorale, per l'abolizione delle liste bloccate e l'introduzione delle preferenze, e chiaramente incontriamo mille difficoltà, anche perché buona parte di quelli che nel Parlamento ci siedono le preferenze per starci non ce le hanno e quindi difficilmente voteranno una legge di questo tipo, ma continuiamo a batterci perché l'Italia possa tornare a scegliere i propri rappresentanti. Ora, questa garanzia qui, la garanzia del diritto per tutti di misurarsi, è la garanzia dalla quale voglio partire. Lo dico anche rispetto alla storia della riunificazione della destra. Io ho sentito fare tanti appelli nei miei confronti in queste settimane, voglio fare un appello io. Non dividiamoci. Aiutateci a fare questo cammino, venite con noi. Noi terremo le porte aperte a chiunque abbia gli unici due requisiti che per noi sono irrinunciabili: la sottoscrizione del nostro manifesto e la disponibilità a mettersi in gioco senza avere nulla a pretendere, misurandosi alla pari con ogni singolo militante di questa avventura. E in questo partito, primo partito della Terza Repubblica, noi ovviamente difendiamo il bipolarismo, lavoriamo per costruire una coalizione di centrodestra più ampia e vincente possibile, e però le alleanze non sono scontate. Anche qui ci sono delle condizioni che per noi sono irrinunciabili, qualcosa diceva Ignazio prima di me: le primarie per la selezione della leadership e il no definitivo a qualunque governo di inciucio in cui i voti del sedicente centrodestra in realtà servono a tenere in piedi un governo di centrosinistra. Perché guardate, la si può mettere come si vuole, ma nessuno mi convince che erano nel programma del centrodestra l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, le tasse sulla casa, le amnistie e gli indulti, genitore 1, genitore 2 e tutte le buffonate che abbiamo sentito in questi mesi. Non mi convince nessuno. Nel primo partito della Terza Repubblica, e vado a concludere, noi vogliamo dire la verità. L'ha detto bene Guido Crosetto prima di me. La verità è una cosa che la politica sembra non interessare mai. Verità, che è una delle sette parole del nostro documento e quella che, se vogliamo, le racchiude tutte, è soprattutto mantenere la parola data. È trasparenza, è perfetta corrispondenza tra quello che si è, quello che si dice e quello che si mette in pratica. Verità è anche avere il coraggio di sfidare il pensiero unico dominante. Verità è anche dire con lealtà che in questo tempo noi non possiamo permetterci il lusso di essere moderati. Perché si può essere moderati in tempo di pace, ma noi non siamo in tempo di pace, noi siamo in tempo di guerra. Ad Atreio l'abbiamo chiamata la terza guerra, è quella che si combatte non con le divise militari, ma con le divise monetarie. Da una parte gli interessi della grande finanza, i poteri forti, le consorterie, e dall'altra i popoli, con i loro diritti calpestati e le loro speranze. Ecco, noi non saremo moderati, ma intransigenti nella difesa dei più deboli, dei giovani, delle famiglie, della piccola e media impresa, del ceto medio. Noi saremo intransigenti. Saremo incorruttibili, saremo instancabili. E non sapevo come chiudere questo intervento, allora poi ho visto che va molto di moda questa roba di rileggere i propri interventi del 94 e ho pensato che potrei citarvi un intervento che ho fatto quando nel 94 mi sono candidata a rappresentante dell'istituto dell'ITT Amerigo Vespucci. E allora chiuderò questo intervento con questa citazione che dice che saremo inarrestabili, come solo le tempeste di libertà sanno essere. Faremo come recita quel famoso detto Zen, che dice: siediti, cammina, corri, ma non tentennare. Grazie.